La confessione di Zoo. Pock! Chi arriva prima alla batteria, Pock? E ora, a chi arriva prima alla parete? Va bene, hai vinto tu stavolta. Che ne dici della finestra? Oh no! Ho rotto la macchina di Zack! Me l'ha lasciata una settimana per giocarci e ora si è rotta! Più tardi verrà qui a giocare. Dovrò dirglielo, Pock. Solo che ci rimarrà così male. Questo deve essere lui! Elsie! Buongiorno! Ciao, Zoo! Elsie! Sono così felice che sia tu! Va tutto bene, Zoo! È il fine settimana, così ho pensato che potremmo giocare insieme! Non ora! Devo farti vedere una cosa prima! Guarda! Oh, che peccato! Era una macchina così bella! L'hai già detto a tua mamma? No. Beh, sono certa che se glielo dici non se la prenderà a male. Sono cose che succedono. Sì, ma la macchina è di Zack. Dovrò dirgli che l'ho rotta. Ma ho paura di come reagirà. Oh. Beh, è meglio se glielo dici il prima possibile. Dopotutto, non l'hai mica rotta apposta. Lo so, hai ragione, Elsie. Glielo dirò appena arriva. Questo deve essere lui. Non voglio che la veda prima di parlargli. Ciao, Zoo! A più tardi, papà! Ciao, figliolo! Entra, Zack! Anche Elsie è qui! Ciao, Zack! Ciao, Elsie! Sentite un po', c'è il sole fuori! Vi va di andare a giocare in giardino? Va bene! Sì, ti seguiamo! Oh, tocca ancora a te! Prova a prendermi! Ora tocca a te! E ora tocca a te! Va bene, diciamo che siamo pari e giochiamo con la mia macchina ora? Ma ho un videogioco con le macchine stupendo! Perché non giochiamo a quello? Oh, va bene! Allora, Elsie, tu puoi prendere quella blu, Zack quella verde e io quella gialla! Va bene! D'accordo! Coraggio! Zack, devo dirti una cosa riguardo la tua macchina rossa. Ma era verde quella che guidavo! Non parlo della macchina del videogioco, Zack, ma della macchina rossa che mi hai prestato l'altra settimana. Beh, stavo rincorrendo Pock quando... Eccovi qua. La mamma dice che ci sono delle mele croccanti in cucina e succo fatto in casa. Vi interessa? Oh, sì! Grazie mille! Che buono! Sì, per favore, papà! Lo so, Pock. Glielo dirò dopo. Grazie, mamma. Grazie. Grazie. Siete pronti per un nuovo gioco? Va bene. Zack, il fatto è che stavo giocando con la tua macchina rossa e... beh... Guardate, questo è uno stupendo gioco di volo! Giochiamoci! Possiamo giocare con la tua macchina dopo? Va bene! Ottimo! Devi dirglielo, Zoo! Lo vorresti sapere se fosse stata la tua, non è così? Lo so! Devo solo trovare il momento giusto.
Zack, oggi stavo giocando con Pock e la tua macchina era per terra e... Ah, buongiorno a tutti e tre. E a cosa state giocando? Posso unirmi? Ma certamente, nonno. Io ci ho giocato già tanto. Ora giocate un po' voi tre. Tu puoi prendere quella gialla, nonno. Lei prende la blu e Zack quella verde. Pronti? Uno, due, tre, via! Oh, oh. Oh, ho vinto! Chi l'avrebbe detto? Bene, io ho delle cosette da verniciare in garage, ma voi tre divertitevi. È stato bello, Su. Possiamo giocare con la macchina ora? Certo, Zack. È nella mia camera. Perché non andiamo a cercarla? Dov'è la mia macchina, Su? Adesso vado a prenderla. Ehi, Zack, hai visto la mia nuova batteria? Forte! Ora siamo un gruppo! Dicevo... Sto andando a fare delle compere, così posso accompagnare Zack che è di strada. Oh, va bene! Pa, 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 pa. Ci vediamo! Pa, 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 pa. Su! Io ho provato a dirgli cos'era successo, Elsie. So che ci hai provato, Su. Devo andare a fare la merenda, ma tu devi dirglielo. È stato un incidente. Sono certa che capirà. Lo spero proprio. Lo so che vuoi tirarmi sul morale, Pock. È solo che mi sento molto in colpa. Cosa ti prende, Su? Questo è di Zack. Devo dirgli che l'ho rotta. Ci ho provato, ma poi è entrato papà. Poi sei entrato tu. E poi ho avuto paura di dirglielo. Capisco. Bene, perché non andiamo tutti e due al negozio del signor Zoe e lo diciamo a Zack insieme? Va bene, nonno. Andiamo allora, mai rimandare al domani. Salve, siete appena in tempo. Stavo per chiudere il negozio. Ah, che fortuna, allora. Dovremmo dire una cosa a Zack. Eh? Su, che te ne pare della mia nuova macchina rossa? Wow, è fantastica! Sì, è una macchina telecomandata. Zack mi ha aiutato a pulire il negozio l'altro giorno, così gliel'ho comprata per ringraziarlo. È molto bella, Zack, Su e io dobbiamo dirti una cosa. Non c'è problema, nonno. Posso dirlo io? Oh. Zack, è tutto il giorno che cerco di dirti una cosa, ma non sapevo come. Io ho inciampato sulla tua macchina e l'ho rotta. Mi dispiace tanto. È stato un incidente. Oh, Su! Quella era la macchina più veloce! Lo so. Stavo giocando con Pock e non l'ho vista. Mi dispiace tanto. Non preoccuparti, Su. Non l'hai rotta apposta. Certo, è stato un incidente, Su. Queste cose accadono. Però avrei dovuto fare un po' più di attenzione. Va tutto bene, Su, davvero. Anch'io ho rotto tante cose. E poi sei venuto a dirmi che ti dispiace. Ci sono. La puoi tenere, Su. Io ho questa macchina nuova ora. Forse tuo nonno può aggiustarla. Ci posso provare. Wow, Zack, ne sei sicuro? Mm-hmm. Questa mi sembra decisamente una buona idea, Zack. Beh, di certo è molto gentile. Siete stati entrambi molto generosi, grazie. È ora di tornare a casa, Su. Grazie ancora, Zack. Grazie, signor Zoe. La prossima volta farò più attenzione. Vero, Pock? Ha 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 ha